Ciao a tutti, ancora qui nelle nostre interviste alle community che sono presenti al primo campus party in Italia. Siamo in presenza di Fabio Allamandri, amministratore delegato di 3D, la prima community italiana per la stampante 3D, per la grafica 3D. Ecco Fabio, dici un attimo come è nato il progetto e qual è la vostra mission. Dunque, il progetto è nato come, diciamo, un sito creato per passione, per semplice passione. È nato 15 anni fa, quando non c'era ancora niente del genere, e quindi lo facevo come hobby la sera, insomma, cercavo di aggiornare i contenuti, eccetera, eccetera. Poi piano piano ho visto che parecchie persone si aggregavano, ho creato il forum, si è creata una community. Ora sono 15 anni che siamo online, c'è un forum sul quale sono iscritte più di 90.000 persone e tutti i giorni, insomma, ci vengono a trovare un sacco di persone. Ecco, come vi muovete il vostro ambito di applicazione? Cioè le persone scrivono, chiedono consigli, c'è un moderatore o è una community open che si autoalimenta, no? È una community open che si autoalimenta, ovviamente ci sono i moderatori come in tutte le community che devono cercare di placare, insomma, magari diatribe o cose del genere, però è una community molto open dove ognuno può scrivere, diciamo, fare domande e ognuno può partecipare a rispondere o, diciamo, a proporre i propri progetti, mettere le proprie competenze sul nostro sito. Come amministratore delegato, che cos'è e quello che vi ha spinto a essere qui presenti a Campus Party, no? Qual è stata la ragione principale? Allora, la prima cosa è, diciamo, questa proposta di avere un posto tutto per noi dove poterci incontrare fisicamente, perché poi notoriamente le community sono sempre online, no? Quindi la possibilità di avere un posto, esatto, una relazione vera con le altre persone. E quindi, diciamo, la proposta di avere un posto dove incontrarci, ovviamente un posto dove poter incontrare anche persone che fanno altre discipline, no? Quindi poter incontrare persone che magari fanno videogame, persone che fanno, no? Che possono comunque toccare anche le competenze della grafica 3D, che però magari non sono proprio prettamente grafica 3D. Ok, quindi un'attivazione di sinergie, mi sembra di capire, tra varie realtà. Ok, io ti auguro un buon campus, credo che la vostra community sia davvero innovativa, visto che comunque è una tendenza, la grafica 3D, che si sta sempre di più affermando a livello della comunicazione. Ti auguro un buon campus, in bocca al lupo. Crepi il lupo.